Ciao divette, ciao divetti, benvenuti in un nuovo video. Allora, faccio questo video su vostra richiesta, che in realtà mi avete chiesto di fare un TikTok in merito. Farò credo anche il TikTok, però era un po' lunga la questione per farci solo un TikTok. Allora ho deciso di fare un video, sull'armocromia, che sarebbe, cioè non so, in realtà non so come si definisca l'armocromia, comunque quell'insieme di colori che stanno bene ad una determinata persona che ha un determinato tipo di pelle e di colorazione. Oddio, non lo so. Non lo so, ragazzi, sto dicendo cazzate. Voi sapete meglio di me che cos'è l'armocromia, quindi scrivetelo voi nei commenti perché io sono ignorante sull'argomento, però ogni volta che faccio una live su TikTok c'è sempre qualcuno che tira fuori questo argomento che evidentemente sta andando molto di moda e devo dire che io, informandomi un attimo e vedendo qualche video, ho capito che sarebbe anche bello, scoprire che tipologia sono io, o meglio, che stagione sono io, perché da quel che ho capito l'armocromia si basa sulle stagioni. Che stagione sono e che tipo di stagione, cioè e che sfumatura di stagione sono, perché non ci sono solo le stagioni, ma ci sono anche varie differenze all'interno delle stagioni stesse. Non si è capito niente, ragazzi, di quello che ho detto. Andate a cercarlo su Google e chiudiamola lì. Allora, il punto è: io che stagione sono? Ragazzi, io non ne ho la minima idea, boh. Perché io ho provato, adesso lo farò con voi, il test dell'armocromia, ma io dal test non ho capito, cioè in realtà dal test mi esce che io sarei più sul caldo, però ragazzi io sto malissimo con i colori caldi, cioè è veramente sono orribili su di me i colori caldi, quindi dico com'è possibile. Poi ragazzi non so se appunto la stagione possa modificarsi a seconda. Oddio, devo starnutire. Ragazzi, ho starnutito, ma ho tagliato e rivenderò lo starnuto sui siti fetish, perché non so se la stagione può cambiare a seconda dei cambiamenti che una persona fa, cioè il colore di capelli, cioè se sono bionda sono di una stagione, se poi mi faccio nera sono di un'altra stagione, non lo so, cioè non ho capito bene questa cosa, se può modificarsi a seconda dei cambiamenti che uno fa su se stesso, oppure se rimane sempre uguale, che credo sia questo, credo che rimanga sempre uguale la stagione. E vabbè, comunque ragazzi, ho fatto questo test già io, però vi giuro, io non lo capisco, a parte che vabbè, allora, però facciamolo insieme. Allora, il test per capire a quale stagione appartenete. Prima domanda: quando prendete il sole, come vi abbronzate? Risposta A: facilmente, anche se non diventate scure. L'abbronzatura è dorata, omogenea e abbastanza persistente. Risposta B: faticosamente, prima vi scottate. L'abbronzatura è disomogenea e rossiccia e va via in fretta. Io decisamente la A, cioè nel senso che non ho mai avuto problemi ad abbronzarmi, anche se non divento tanto scura perché io di carnagione sono chiarissima, però non ho mai avuto grosse problematiche, a meno che non mi metto proprio da zero sotto il sole delle 2 di pomeriggio senza crema, allora cioè, è ovvio che allora magari mi scotto. Però se invece lo prendo in modo graduale, in modo così, non ho mai avuto problemi, quindi io direi la A. Poi ragazzi, adesso qua morirete da ridere perché posizionate sotto al viso struccato, vabbè qua non sono struccata ragazzi, però fa niente, prima un capo di colore arancione e poi uno di colore fucsia. Muovete su e giù velocemente i capi. Che cosa vedete? Allora intanto io qua non ho capito cosa vuol dire muovere su e giù velocemente i capi. Fatto sta che siccome a me l'arancione fa schifo al cazzo, non ho nessun panno arancione, non ho nessun capo o cose arancione in casa, ho solo, ragazzi, l'unica cosa arancione che c'è in casa mia è la bacinella. La bacinella, ragazzi. Allora, no, devo dire la verità che ho in realtà ho una
Ho una camicetta arancione con cui feci delle foto anni fa. Se la trovo, ve la faccio vedere. Se trovo le foto, ve le faccio vedere. L'unica cosa arancione che io abbia mai avuto nel mio guardaroba, però quello è un arancione così brillante che comunque mi stava bene, cioè quella camicetta mi stava abbastanza bene. Però normalmente io odio l'arancione e odio l'arancione, è un colore di merda. Vabbè, comunque, cosa vuol dire su e giù, ragazzi? Così, cioè, non so cosa vuol dire che devo far su e giù. Ragazzi, non lo so, cosa vedete? Cosa vedete? La faccio... Oddio, che ri... Oddio, sto veramente facendo sta cosa. Ma che cazzo sto a fare? Vabbè. Ok, avete visto tutti? Bene, ora prendiamo la cosa fucsia. Qua ho preso un cuscino, che è questo cuscino qua. Comunque, giriamolo e facciamo su giù il cuscino. Ale, ale. Ma che cazzo sto facendo? Ma che cazzo sto facendo? Vabbè, ragazzi, che cosa vedete? Come vi sembro meglio, in fucsia o in arancio? Boh, io credo in fucsia, nel senso, cioè, a livello di vestiario, di solito mi sta meglio il fucsia dell'arancio, però vabbè, ditemi voi se A o B. Allora, A, con il colore arancione la pelle è più luminosa e omogenea, mentre con il colore fucsia ingrigisce e impallidisce. B, con il colore arancione la pelle ingiallisce e le imperfezioni sono più evidenti, mentre con il colore fucsia è più chiara e luminosa. Non so, ragazzi, ditemi voi, perché a questa cosa non so rispondere io. A me mi sembra uguale con tutte e due. Sinceramente, vabbè, adesso sono truccata, però sti cazzi. Poi, cosa succede alla vostra pelle quando siete sotto sforzo fisico? A, nulla, non si arrossa mai. B, si arrossa sulle guance, sul décolleté e sulle orecchie. A me penso che non mi si arrossi la pelle, non sapevo neanche che si potesse arrossare quando uno, cioè quando gli viene un infarto ti arrossi. E se no... ragazzi, comunque fatto sta che praticamente... escludendo la seconda domanda che mi dite voi se è meglio fucsia o arancione, comunque ho ben due risposte A, le domande erano tre. Allora, quindi maggioranza di risposte A, avete un sottotono caldo e quindi escludete le stagioni inverno ed estate che sono fredde. Se siete scure, quindi occhi e capelli medio scuro, siete autunno. Quindi prediligete i colori caldi, opachi e scuri. Se invece siete bionde o rosse naturali con occhi nocciola o chiari, quindi è vero, io naturale sono bionda con gli occhi azzurri, siete primavera. Quindi prediligete colori caldi, chiari e luminosi, che sono quelli che mi fanno più schifo, che mi fanno più cagare. Cioè, mi fanno cagare. Caldi, chiari e luminosi, mi fanno cagare. Cagare. Che sfiga. Cioè, cazzo, che sfiga se sono primavera. Proprio i colori giusti per me sono quelli che mi fanno cagare, cazzo. Invece, se avete un sottotono freddo, quindi maggioranza di risposte B, dovete escludere autunno e primavera e siete o inverno, quindi prediligete colori freddi, intensi e brillanti. Se siete invece bionde naturali, siete estate. Quindi prediligete colori freddi, soft e chiari. Allora, ragazzi, io non ne ho idea. Ditemi voi. Allora, vi dico, io naturale sono bionda. È un biondo cenere, ma non troppo cenere. Nel senso che è sul cenere, ma non cenere che sembra grigio, questo intendo. È un castano chiaro che poi sulle punte diventa biondo se mi metto al sole. E poi gli occhi azzurri, questo lo sapete, la pelle è tendenzialmente chiara e secondo me però i colori che mi stanno meglio sono quelli molto accesi, quelli scuri, accesi e soprattutto il blu elettrico è il colore secondo me che mi sta meglio in assoluto. Cioè il blu elettrico su di me sta divinamente.
E come make-up mi sta bene tantissimo il viola sugli occhi, infatti io ho quasi tutte le palette viola, perché il viola sui miei occhi sta da Dio, proprio sta benissimo e mi tira fuori l'azzurro in un modo be bellissimo, mentre invece il colore caldo, tipo il marrone e l'oro così, a volte li uso. Nonostante abbia gli occhi azzurri e quindi quelli dovrebbero far contrasto, in realtà secondo me fanno cagare su di me. Perché appunto non valorizzano l'occhio, non quanto il viola. E oggi ad esempio sono truccata di grigio, di argento, o meglio, di nero e argento, e sta molto meglio l'argento dell'oro, questo chiaro. E poi mi sta bene anche il blu elettrico come make-up. Un po' meno rispetto al viola sugli occhi, perché essendo gli occhi già azzurri, diciamo che gli azzurri blu sugli occhi non valorizzano più di tanto l'occhio. Però mi sta molto bene comunque come make-up e soprattutto mi sta da Dio, ma proprio da Dio, il rossetto blu. Il rossetto blu è il rossetto che mi sta meglio tra tutti i rossetti. Cioè, io con il rossetto blu scuro, anche nero, però blu scuro, cioè sto benissimo. Sto molto meglio con il blu scuro o elettrico rispetto magari al borgogna, al bordeaux, al classico bordeaux. Cioè sto bene anche col bordeaux, però non quanto col blu. Cioè col blu io sto benissimo, col rossetto blu. Quindi ditemi ragazzi qual è la stagione che sta bene con il rossetto blu. Perché io, cioè, pur non capendomene niente, però mi vedo allo specchio e quando mi vedo nelle foto, mi vedo nei video e quando ho il rossetto blu sono veramente strafiga, certo non lo posso mettere tutti i giorni, però cazzo sto benissimo col rossetto blu, cazzo, quindi perché volete dirmi che io sono primavera e devo mettere i colori chiari e soft, chiari, vaffanculo, no, caldi per di più, cioè una merda proprio. No, non voglio essere quello, ragazzi, non voglio, non voglio. Quindi ragazzi, spero che tra voi ci sia qualche esperta che mi possa dare una risposta a questa mia domanda esistenziale. Che stagione sono, ragazzi? Aiutatemi voi e niente. Spero che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo.